Ciao! Allora, come vi ho già detto prima, io amo fare queste tipologie di video dove rispondo appunto alle vostre domande e ieri mi avete fatto un'altra domanda e adesso ve la leggo. Mi avete chiesto, ciao Nati, ti andrebbe di parlare in un video della tua esperienza con lo stadio? Quali partite hai visto? Quante volte ci vai? Eccetera. Quindi mi avete chiesto un po' di parlare appunto dello stadio e se magari mi piace il calcio. Allora, parto con il dire che sono andata pochissime volte allo stadio, forse 2 o 3 volte, non saprei. Allora, diciamo che io non sono proprio una tifosa che va sempre allo stadio oppure magari che ha l'abbonamento per andare allo stadio, cioè magari quando c'è una partita importante vado, quando no, no, cioè non è una cosa appunto fondamentale, diciamo, per me. Quello che ama più il calcio nella nostra famiglia è mio padre, non sono io, lui è proprio un vero tifoso. E comunque, la prima volta che abbiamo portato Gianni Salvatore allo stadio mi sembra che è stato tipo 4-5 anni fa, adesso non ricordo con l'esattezza. E ovviamente abbiamo visto la partita del Catanzaro, però non ricordo contro chi stava giocando e mi sa che ha vinto anche quella volta. E comunque niente, allora, come vi ho già detto, io non sono proprio una tifosa, ma proprio in generale, cioè, però comunque lo seguo il calcio. E, ad esempio, vabbè, ovviamente io tifo Catanzaro. E poi niente, c'è un'altra delle squadre che ho guardato giocare, ad esempio è stata l'Italia, ma proprio in generale non seguo tanto il calcio. E mio padre invece è tifoso della Roma e ovviamente anche del Catanzaro. Infatti lui ha tutte le cose della Roma, ha la sciarpa, la maglietta, però adesso non so dove sono e poi se riuscirò a trovarle ve le farò vedere magari in un video. Non so proprio dove sono finite queste cose, perché prima le tenevamo in una stanza, adesso non so. Non so proprio dove sono, sicuramente mia mamma avrà fatto un po' di pulizie in giro e l'avrà sistemata in una scatola, non saprei proprio dirvi dove sono. E niente, ovviamente tifa anche il Catanzaro, infatti ha anche dei gadget del Catanzaro. E niente, io sono andata allo stadio più volte rispetto a Gianni Salvatore, quando ero più piccola. E niente, l'ultima volta che siamo andati, vabbè, siamo andati tutti insieme, è venuta anche mia mamma e praticamente mia mamma non capisce niente di calcio, però è venuta così per compagnia. E niente, ad esempio adesso è da parecchio che non andiamo allo stadio, perché diciamo che da quando che è salito il Catanzaro in Serie B, ogni volta non ci sono mai biglietti, ad esempio noi vogliamo andare alla curva perché secondo me, cioè, è proprio, non lo so, una bellissima esperienza, diciamo, andare a vedere la partita alla curva, perché senti proprio il tifo, appunto, ci sono tutti gli ultra, cioè lì è proprio un'altra esperienza, andare a vedere la partita alla curva è troppo bello, solo che appunto non riusciamo mai a trovare i posti perché magari ci sono gli abbonati oppure non lo so, magari prendono subito i biglietti e ogni volta non troviamo mai i posti alla curva e quindi magari non stiamo andando anche per questo motivo. Poi alla fine hanno cambiato anche lo stadio, hanno fatto delle modifiche e poi se riesco magari vi farò vedere delle foto in un altro video. Adesso non ne ho foto dello stadio. Comunque hanno fatto davvero uno stadio bellissimo, solo che appunto da quando hanno fatto questo stadio nuovo noi non siamo mai andati a vederlo. E io, cioè, ogni giorno dico a mio padre, dai, ci porti allo stadio a vedere appunto una partita del Catanzaro. E lui dice, no, no, non riesco a trovare i biglietti. E così mi dice. Quindi non saprei, se riusciamo a trovare i biglietti sicuramente in questi mesi spero di andare a vedere una partita e magari vi porterò anche con noi, vi faccio vedere un po' appunto lo stadio, tutto, magari vi può interessare, non saprei. E comunque ovviamente noi siamo contentissimi che il Catanzaro è salito in Serie B perché cioè, alla fine è un orgoglio per la città appunto vedere la propria squadra che sale in Serie B.
E sarebbe ovviamente un orgoglio se andrebbe anche in Serie A, però vedremo, dai. È già una soddisfazione che è in Serie B comunque. E appunto, come vi ho detto già prima, io di calcio non ne capisco tantissimo, però qualcosina capisco. E, cioè, ad esempio, mia mamma non capisce niente, però vabbè, viene. Cioè, se io le dico andiamo allo stadio, sicuramente ci accompagna. E niente, ovviamente, l'ultima volta che siamo andati allo stadio ho comprato anche due cappelli del Catanzaro, ma non so neanche quelli dove sono finiti. Io non so, io perdo sempre tutto, cioè le metto da una parte, poi mia mamma le toglie e non si trovano più le cose. Non so dove vanno a finire. E, comunque, se troverò anche questi cappelli ve li farò vedere perché sono davvero carini, sono gialli e rossi, cioè proprio bellissimi. E niente, secondo me comunque è un'esperienza bella allo stadio. Ovviamente ci sta che ci sono appunto persone che non amano il calcio. Ad esempio, mio fratello da piccolo ha fatto, mi sembra, un anno, è andato a calcio. Poi ha capito appunto che non era una delle sue passioni, cioè non amava andare a calcio e poi ha smesso. E anche qui non so se ho la foto di Salvatore che faceva calcio, che andava a calcio, non lo so. Comunque se riesco ve la faccio vedere. E niente, cioè lui alla fine è andato solo un anno, ci ha provato, mio padre appunto l'ha portato a calcio. Ma niente da fare, cioè, quando una cosa alla fine non ti piace, è inutile insistere, cioè, non avrebbe senso appunto fare una cosa ad una persona se non ti piace farla, cioè, ognuno deve fare le cose che sente, appunto. E niente, però secondo me gli è servito come esperienza perché ha conosciuto nuove persone, ha fatto nuove amicizie, quindi ci sta comunque. Anche se era davvero piccolino, non ricordo quanti anni aveva, forse tipo 5, 6 anni, non so proprio. Cioè, mio padre già si immaginava mio fratello giocare a calcio, invece niente, proprio niente, zero assoluto. E vabbè, ognuno fa quello che vuole alla fine. E comunque, niente, cioè spero di riuscire appunto in questi mesi a trovare dei biglietti. Non lo so, io vorrei andare alla curva, vediamo se riesco a trovarli. Andiamo. E ovviamente vi porterò con me e farò un video, vi farò vedere tutto lo stadio nuovo. E poi magari mi dite se vi piace o no. E magari se vi va nei commenti potete scrivere ad esempio che squadra tifate voi, se ovviamente vi piace il calcio, se lo seguite o se non vi piace, ci sta ovviamente che non vi piace. E non lo so, scrivetemi quello che volete nei commenti. Ovviamente io tiferò sempre Catanzaro e mio padre Roma e Catanzaro, un po' entrambi fa. Vabbè, ci sta. E comunque vi saluta anche Jenny, lei adesso è a scuola, quindi non c'è. E niente, ciao!